Vi sono esempi di architettura scolastica progettata secondo i criteri stabiliti dalle nuove linee guida sull'edilizia scolastica varate lo scorso aprile? Nell'ambito della manifestazione Before l'idea della scuola che cambia, giovedì 27 marzo il seminario Scuola Open Space IPOM per l'edilizia scolastica ha dato risposta a questa domanda nella relazione di Tullio Zini, coautore delle stesse linee guida. Del suo intervento al seminario riportiamo alcuni brevi stralci, unitamente a slide di quanto ha realizzato. L'evoluzione della scuola è stato per me un processo quarantennale, diciamo, e mi sembra, e questa riforma della scuola, queste linee guida mi sembrano di estrema naturalezza, proprio assolutamente al passo coi tempi e necessarie. Facevo i miei disegni, li fotografavo, li davo e lei faceva realizzare a Reggio questi arredi. Questo qui è stato uno dei primi, l'ho chiamato caleidoscopio abitabile, poi, però tutta attività gratuita naturalmente perché nelle relazioni domestiche le cose avvengono così. Questo è un oggetto, è un caleidoscopio, quando si è dentro si vede l'infinito e quindi è abbastanza divertente per i bambini, no? Come vedete. Questa è roba del 75. Questo è un altro arredo, questa è il Diana sul quale io davo consigli di portare il verde all'interno, gli arredi, le panche, poco alla volta l'ho ridisegnato tutto. Questo è un oggetto per i travestimenti, sono due ciche, quando sono chiuse i giochi non si trovano, ma quando sono sfalsate sono una sorta di stomaco nel quale i bimbi entrano vestiti normalmente, escono vestiti da principe, entrano vestiti da principe. Escono dei ranocchi, cioè è una cosa molto apprezzata perché all'interno ci sono questi giochi di travestimento così molto interessanti per i bimbi. Poi, passata questa prima fase, ci sono accorti nella scuola che questa è il Diana, questa scuolina piccolissima a Reggio, che la struttura scolastica non corrispondeva alle loro esigenze, perché aveva una pedagogia un pochino più in espansione, molto attiva. Anche gli arredi, come i colori, costituiscono elementi decisivi per la realizzazione di ambienti scolastici innovativi. Queste esperienze di valutazione di come si sta nell'architettura sono state immediatamente trasferite nella scuola, grazie ai rapporti parentali e anche ai concorsi vinti. Ora questa è quella scuola che facevo vedere prima, questa è la parte dove si mangia, come vedete i tavoli sono differenti, ci sono i tavoli per i bimbi orientali, che erano abituati a mangiare per terra, c'è un diverso uso della piazza, di tutte le cose e una grande attenzione anche ai materiali, ai pavimenti, alla intensità dei colori, ai loro rapporti, al fatto che siano bilanciati in modo che alla fine, sfruttando la teoria dei colori complementari si arriva a una condizione non neutra ma di bilanciamento di tutte le tinte, queste cose. E questo è stato un lavoro abbastanza lungo e complesso. Infine, Zini ha precisato il senso del suo lavoro di professionista e di uomo. E in questi giorni, in questo periodo, io sto leggendo libri, mi piace molto la fisica e la fisica, e la, sì, e la fisica. L'astronomia, eccetera, ma la fisica, e mi sono trovato dei libri come quello di Dirac che parla della bellezza come metodo di lavoro. Dirac ha fondato la fisica quantistica, non era un ragazzo, però lui sostiene che finché una formula non è elegante e bella è probabilmente sbagliata. E questo modo di pensare l'ho ritrovato poi anche in altri fisici. Quindi è una cosa, sto leggendo attualmente un libro di un fisico che dice praticamente le stesse cose. Quindi questo della bellezza come guida nelle scelte è, io credo, la strada per uscirne. Volevo chiudere perché nel frequentare queste, le scuole così, io ho notato questa frase, una bimbina di 5 anni con due gote tonde, che le hanno chiesto cosa pensa del domani, e ha detto il futuro è una bella giornata. E mi sembra. E questo è il fatto che ho fatto mia moglie, che uso come portafortuna nelle mie cose.